Bene, adesso ci colleghiamo a Caserta con il soprano internazionale Teresa Sparaco, artista di grande fama mondiale. Eccola qui, buonasera Teresa. Ciao Cressim, come stai? Per modo di dire, insomma, cerchiamo di stare bene tutti, stando a casa. Siamo tutti in Parte quarantena, ecco, tutti chiusi nelle case. questo, insomma, Quindi, come stai? bene, bene. Per fortuna tutto bene, Mi fa sono chiuso. Come vedi, tutti quanti in pratica siamo chiusi nelle nostre case. Certo, facciamo dei grandi sacrifici per stare bene, per poter andare bene e che possa finire quanto prima questo scempio, perché poi alla fine, insomma, cerchiamo di tenere duro e di andare avanti. Allora, a No, Caserta com'è la situazione? assolutamente. A Caserta è stazionale, cioè nel senso che per le ultime notizie che io ho saputo sul sito del sindaco Carlo Marino, tre persone sono positive. Al momento è tutto fermo, la gente insomma sta rispondendo bene alle notizie che dà il sindaco, con intelligenza soprattutto, insomma sta a casa e cerca di seguire tutte le normative. E quello che è importante è seguirle, perché per il bene nostro, della nostra salute, è giusto che sia così. Le persone bisogna avere la coerenza, tutti quanti insieme, come tutta l'Italia deve stare a casa in questo momento di crisi particolare, perché ne vale la salute di tutta l'umanità. Pure Quindi perché, Caserta sta vivendo questo momento pure. con coerenza e tranquillità nello stesso tempo, insomma. Pure perché ricordiamo, parliamo di città però che non sono attrezzate come Roma, Milano, quindi quantomeno si possa No, dare ricorso infatti. alle strutture, meglio è, perché ovviamente la situazione è drammatica. Infatti, molto drammatica. Allora, Teresa, so che tu avevi un calendario fitto di impegni artistici, tournée e spettacoli che Sì, giustamente hai dovuto annullare. infatti ho dovuto interrompere, malgrado insomma questa cosa, che gli eventi internazionali, tra cui c'era Uzbekistan, che dovevo ritornare per delle tournée, e anche Malta, due grandi eventi, e insomma, non ho potuto fare più niente oltre ad avere altri eventi in zona. Però nel contempo si pensa già al futuro dei prossimi eventi che ci saranno, dandoci insomma questo augurio di poter riavviarci tutti, non parlo solo per me, ma E tutti i certo, miei colleghi e artisti perché del mondo, insomma. diciamo che tutto il settore dello spettacolo, come tutti gli altri lavori, al momento sono messi al ginocchio completamente. Sì, teatro, cinema, tutto, insomma, tutto, tutto. Senti, ma stando a casa in questi giorni, hai coltivato qualche passione nuova, al di là del canto, che ormai è la tua professione? Al di là del canto abbiamo messo qualche chilo in più, lo posso dire, anche perché si è riscoperto, sì, lo posso dire, insomma, ci siamo Ma stai riscoperti un bene. po' l'arte culinaria, insomma, anche quella dei dolci, tra paste, tra pizza, pane, le Tutta roba zeppole, insomma, leggera. e tanti altri dolciumi. Eh sì, perché poi stai a casa, metti a studiare un po' di musica, alla fine non puoi stare tutta la giornata sulla musica, quindi ti hai possibilità di approfondire un po' l'arte della cucina, fare qualcosa di più specifico nel settore, Beh, ecco. Teresa, ma al di là comunque dell'arte culinaria, del giardinaggio, comunque so che ti alleni tante ore al giorno per mantenere sempre le corde vocali belle allenate. Certo, comunque bisogna sempre non tralasciare comunque il canto, perché comunque le corde vocali non ci dimentichiamo che sono sempre un Dei muscolo, no? muscoli. Quindi bisogna sempre tenerlo allenato. Certo, un paio d'ore
al mattino oppure al pomeriggio di allenamento respiratorio, dei vocalizzi, e poi magari intraprendere un canto, ma qualche, quel che sia, insomma. Qualche acuto per un familiare ti parte in casa ogni tanto, qualche acuto, stai ferma! Ah, sì, quelle che escono spontaneamente. Quelli escono spontaneamente, non c'è bisogno. Che quelli sono potenti. Vabbè, ma comunque. Allora. Già il fatto di parlare normale, già la voce esce alta. No, è importante, vabbè, questo. Si scherza comunque. Sì, è per drammatizzare e spezzare un po' il ritmo. Sì. E per quanto riguarda appunto, essere sereni. E il tuo futuro artistico, che abbiamo detto che al momento hai dovuto un attimo congelarlo, ma tutto ciò per poi sì, ripartire al più presto, appena possibile, per ripartire con il tuo lavoro. Certo, sì. Ho in progetto dei prossimi concerti che dovrò fare, e quindi quanto prima, insomma, finisce, e di avviarci a questa nuova avventura, queste nuove avventure che sono i miei concerti, e sempre ti ho detto, Uzbekistan e Malta sono in principio quelli che adesso attualmente non potrò fare, e poi si vedrà l'altro, insomma, altro che verranno tranquillamente. Allora Teresa, grazie di essere stata con noi, è stato molto bello rivederti, e spero quanto prima di rivederci da vicino, ecco, dal vivo. Grazie Cassi, mi ha fatto piacere di questa conversazione con te. E vorrei salutare degli amici, se me lo consenti. Prego. La Repubblica di San Marino, che stanno comunque anche loro attraversando questa brutta crisi, e la Repubblica di Uzbekistan in particolare, e tutto il mondo. Poi mi ha fatto proprio piacere ascoltarti, parlarti, vederti che stai bene, e quanto prima riabbracciarti. Allora, adesso possiamo farlo solo a distanza, ma presto lo faremo insieme. Certo, grazie infinite. Grazie a te, buon lavoro, buon tutto.